L'anima gemella non è che uno specchio di ciò che tu sei, innestando e coltivando dentro di te le caratteristiche che vuoi incontrare nella tua anima gemella, la attirerai a te, ne propizierai l'incontro. Questo grande cammino spirituale è a 360 gradi, perché nel momento in cui tu ritualizzi la ricerca della tua anima gemella, per esempio, cambi mondo. Non sei più nel mondo in cui per riuscire ad ottenere l'anima gemella devi fare uno sforzo personale, devi agire a mezzo del calcolo mentale, ma hai cambiato completamente mondo. Sei nel mondo degli dèi, degli spiriti, sei in un mondo archetipico, sei in un mundus imaginalis, perché il mondo è nella relazione che tu hai con gli spiriti, con le idee e con gli eventi, che sono altrettanti spiriti. Il mondo è nella relazione che tu hai con l'invisibile. Se cambi questa relazione, cambi mondo.